Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla 35esima tappa. Questa è l'ultima in quel del Friuli, non sto ovviamente scherzando. Siamo quella nell'ultima tappa dedicata ovviamente al compleanno di Metro. Stiamo parlando di Passabacio, questa grande azienda turca che ci dà la possibilità oggi di scoprire i prodotti distribuiti in vetro di questa grandissima azienda. Oggi è una giornata abbastanza fredda qua in quel di Udine, ricordiamo che stiamo festeggiando i 40 anni di Metro. Passabacio è una grande azienda che vi dà la possibilità di scoprire oggi prodotti scontati fino al 20-30%, dedicati ovviamente al mondo del glassware, ovvero dei prodotti in vetro. Ricordo che... Ciao Pier, eccolo qua, il nostro chef. Noi continuiamo a parlare di Osram, questa grande azienda che ci segue invece in tutto il nostro tour, un'azienda importantissima, lei si chiama Elisabetta, la ragazza che trovate là, eccola là, la nostra ragazza, la ragazza che si occupa di promuovere questa grandissima azienda, un'azienda tedesca che da 100 anni è leader nell'illuminazione e da 60 anni invece sta continuando a innovare nella tecnologia LED. Che cos'è la tecnologia LED, tu lo sai? Sì, ormai dai, qualcosa ho imparato. I LED sono dei piccoli diodi che ci permettono di realizzare luce tramite un piccolissimo chip, chiamiamolo così, elettronico, e quindi abbiamo tantissima luce con pochissimo consumo energetico. Ma chi ha uno dei prodotti in evidenza dedicato al mondo Rio Mare? Ricordiamo che basterà acquistare l'imballo da 18 pezzi di Rio Mare tonno da 120 grammi nella confezione 3+1, oppure 18 pezzi nell'imballo da insalatissime Rio Mare 160 grammi per 2 in due stessi sortiti, oppure l'imballo da 12 pezzi di filetti di tonno in vetro sempre 180 grammi, oppure ultimo imballo 25 pezzi più 12 pezzi filetti di sgombro più patè nei gusti assortiti. Basterà infatti acquistare uno di questi prodotti, la nostra Veronica vi darà un buono sconto nel valore di 10 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa. Ma non solo, io chiedo l'ausilio a uno dei nostri tecnici, c'è un kit per la raccolta differenziata, me lo scovate?